modo o nell'altro. Alla prossima, vediamo di rapire qualcuno che valga davvero qualcosa. Gli ostaggi sono salvi, Saballa. Stai facendo onore al nome di tuo padre, Ajay. Era il suo sogno con il Sentiero d'Oro, aiutare il suo popolo. Senti, non sono venuto per mio padre o per questo. Ci faresti comunque comodo, fratello. Lo vedi che hai fatto la differenza? Lo so, ti sto chiedendo molto, ma aiutare il Sentiero d'Oro ti porterà a Lakshmana, te lo prometto. Lo faremo insieme. Grazie, Saballa. Ajay, sono Amita. So che Saballa ti ha detto di salvare quegli ostaggi invece di riprendere l'avamposto. Tranquillo, sei appena arrivato e Saballa sa essere molto convincente. Volevo solo fare la mia parte. E io lo apprezzo, ma devi capire la situazione. Stavo già facendo le preparazioni per gestire l'avamposto, ma ora devo riorganizzare i miei soldati affinché proteggano gli ostaggi che hai salvato. Proteggerli? Depler. Non gli piace perdere i suoi giocattoli. Non capisci, Ajay. C'era un piano e adesso il piano è saltato. Ci vorrà un po' perché la situazione con Depler si calmi. Nel mentre i soldati nemici avranno tutto il tempo di organizzare le difese. Non se ci penso io. Ajay, attaccare l'avamposto da solo sarebbe un suicidio. Aspetta di avere un supporto adeguato. Posso farcela. Ajay, non... Combattiamo per la vita! Ah, cazzo! Che male! Ferito! Un po' da! Concedete gli ostaggi! Ajay! Sì? Ottimo! Volevo solo vedere se mi stavi ascoltando. Attenti agli artigli!
Kai Gal ha liberato tutti gli avamposti del pirata. Vuol dire che non ci saranno più soldati a stronzeggiare in giro e a rompere le palle a chiunque muova un passo. Se non avessi una paura fottuta degli animali feroci, a quest'ora sarei già fuori di qui a fare le capriole in mezzo ai prati. Incriamoci. Insomma, non è che perché ne abbiamo fatti fuori due o tre allora siamo sicuri che non ci siano più in giro quei grossi tassi furibondi pronti a fotterci. Per curiosità, lo sapevate che i tassi... Prima gli ostaggi, poi l'avamposto. Sei proprio un testone, Ajay, ma devo ammettere che hai fatto un buon lavoro. Grazie. Mi è sembrata la cosa giusta da fare. Tua madre sarebbe fiera. Dov'è che vuoi andare? Lakshmana? Arrivarci non sarà facile. Pagan Min ci ha tolto il nord anni fa e arranchiamo anche qua al sud. Ho promesso a mia madre di portarci le sue ceneri. Il suo ultimo desiderio. Pensaci, Ajay. Tua madre sapeva perfettamente cosa sarebbe successo al tuo arrivo in Kirat. Il figlio di Mohan Gal, che ritorna nella sua terra natale straziata dalla guerra. Ishvari non era una stupida. Che tu sia qui ad aiutarci non è un caso. Resta con noi, Ajay. Unisciti al Sentiero d'Oro e ti prometto che esaudirai il desiderio di tua madre. Che si trattasse di spargere le ceneri a Lakshmana o di qualcosa di molto più grande. I miei genitori hanno davvero creato il Sentiero d'Oro? Sì, è così. Volevano liberare il Kirat dal regime di Pagan. Ora è la possibilità di aiutarci a realizzare il loro sogno. Vedi, di pensarci, Ajay. Beh, mamma, credo che mi fermerò.
Wow, dove sei stato per tutti questi anni? Lo apprezzo molto. Buona fortuna e torna presto. Banapur è uno dei nostri ultimi rifugi. Ovvio che Amil l'armata lo voglia distruggere. Satsi ne urge sa. Kati ramro, ekdame ramro ude. Cevos ramro poi...
tutto più tranquillo da quando si sono fermate le trasmissioni della propaganda. Se fossi in te, non entrerei lì dentro. Di cosa stanno discutendo? I soldati di Pagan Min stanno per attaccare uno dei campi. Per Amita, la priorità sono le informazioni recuperate dai guerriglieri. Sabal pensa che siano più importanti le persone. Da quant'è che vanno avanti? Abbastanza. La discussione è sempre la stessa, le loro idee non cambiano. Senti, io non voglio disturbarti, ma sei Ajay Gal, vero? Grazie per il tuo aiuto. Lo apprezziamo davvero tutti. Sono in debito con il Sentiero d'Oro per avermi salvato, ma in realtà sono qui solo per spargere le ceneri di mia madre. Forse. Ma ora hai visto cosa ha fatto Pagan al paese. Sei il figlio di Mohan Gal. Che ti piaccia o no, hai un dovere verso il Kirat. E quindi le tue scelte hanno un peso. Ci serve qualcuno che rompa questo stallo tra Amita e Sabal. Ricordalo quando sarai lì dentro. Si parla di vite. O agiamo o la gente muore. Si parla di guerra. Abbiamo bisogno di quei dati. Stiamo parlando di soldati da usare. Ricordi che hai detto di Darpan? E se anche dovessi scegliere tra Darpan e i dati, io sceglierei i dati. Posso aiutare? Attaccheranno uno dei nostri campi. Non so quando, ma sarà un delirio. Devo inviare tutti i rinforzi possibili. Quindi se vuoi aiutare, vai là, fratello. Amita, posso farti avere i dati? Ok. È da un po' che si parlava di un grande attacco. Poi hanno colpito Banapur. Ma non mi torna. Credo ci attaccheranno in forza e i dati potrebbero confermarlo. Non abbiamo notizie dal campo, dall'assalto al villaggio. Fa attenzione. Thank you.
Merda! Del Ministero della Difesa della Patria. Il messaggio è diretto al Sentiero d'Oro. Perché vi ostinate con questa inutile lotta? Non capite che le vostre azioni costano vite umane? Il massacro può fermarsi, basta che vi arrendiate. Sua luce sia con voi. Preso! L'ho preso! Un peggio! Da dove veniva? Stiamo arrivando! Segue un annuncio del Ministero della Comunicazione. Le torri RAD...
Amita, ho i dati. Ok, Ajay. Ora vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare.
Amita, ho i dati. Ok, Ajay. Ora vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Ho i dati. Ok, Ajay. Ora vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Amita, qui sono tutti morti. Merda. Erano dei bravi soldati. Dimmi che non sono morti invano. Dimmi che hai trovato i dati. È una mappa di una specie di tempio. Ok, Ajay, sembra importante. La esaminerò.
Grazie per esserti fidato di me.